chiudiamo con l'ultimo intervento del dottor Di Mattia, parlerà della IA and Threat Intelligence. Grazie, grazie capitano, grazie al generale Vangora, generale Sanasi che prima è passato a fare dei saluti e al comandante Resa che hanno permesso di tutto ciò, insomma nessuno in Fortinet avrebbe saputo parlare meglio di Deception, quindi è andata assolutamente bene. E torniamo, facciamo un passo indietro, perché abbiamo parlato di Deception? Questa era l'ultima slide utilizzata da Fabrizio nello speech precedente. C'è una fase, ci sono varie fasi in un attacco. Che cosa sta accadendo? Che sempre di più i cybercriminali utilizzano la fase di pre-attacco. Vi faccio vedere dei numeri importanti. Queste sono le percentuali di individuazione degli attacchi nella fase di pre-attacco a livello mondiale e a livello italiano. Parliamo di circa un 40%, il dato è abbastanza uniforme anche negli altri stati europei e mondiali, quindi qui è dove possiamo andare a fare la differenza. Perché parliamo, facciamo tutta questa analisi? Beh, perché ci siamo resi conto, e bisogna stare molto attenti a questa slide, nel 2023, dopo 2022, 2023, fine 2021, non si sono mai spesi così tanti soldi in Italia, soprattutto nella pubblica amministrazione, nella difesa, nelle infrastrutture critiche, PNRR, convenzioni Consip dedicate alla cyber security, finalmente con circa un miliardo d'euro di budget totale, quindi parliamo veramente di sforzi enormi, lo sappiamo benissimo noi di Fortinet, siamo cresciuti tanto grazie a tutto questo e abbiamo messo un effort pazzesco. 2023 in Italia i cybercriminali arrivano a target con un più 65% rispetto al 2022. Abbiamo fatto tantissimo, abbiamo speso tantissimo e hanno più facilità nel produrre i propri attacchi e nell'arrivare a destinazione, a target. Quindi questo ci deve far ragionare. Quel 40% che abbiamo visto precedentemente nella fase di pre-attacco è quello che probabilmente non stiamo andando a indirizzare. Il fondatore Fortinet, Ken Zee, quest'anno ha utilizzato questa slide, mi piace tanto perché ricorda a tutti quanti il nome di Fortinet. Fortinet viene da fortificare, da fortezza. Fortinet, tutti i nostri prodotti sono FortiGate, FortiMail e non c'è posto migliore per parlare di preparazione alla battaglia. È fondamentale andare a costruire, andare a fortificare, andare a capire quelle che sono delle logiche, tattiche, strategiche per andare a proteggere la propria organizzazione. Come si fa? Come possiamo rivoluzionare quel dato che ci vede indietro? Beh, lo ha detto Massimo all'inizio, citando l'arte della guerra, bisogna conoscere innanzitutto noi stessi, bisogna conoscere quali sono le problematiche, le lacune da sanare, questo è fondamentale. E per farlo, quello che non viene attuato spesso è utilizzare servizi di intelligence. Questo è il nostro servizio, un servizio di ERP, lo trovate anche di altri brand, non siamo qui per parlare di Fortinet o meno, ma di alcune logiche specifiche. Questo è un servizio estremamente valido, l'abbiamo provato anche con una delle forze della difesa, invito le altre tre a fare altrettanto perché possiamo farlo tranquillamente per un mese senza assolutamente costi. Quello che ha tirato fuori sono dei dati impressionanti. Ci sono tre argomenti specifici, ogni vendor ne copre più o meno uno e mezzo, Fortinet ha deciso di coprirli diciamo a 360 gradi, che sono l'External Attack Surveillance Management, Brand Protection e la parte di CI, Intelligence diciamo pura. Nella prima parte quello che viene fatto è uno studio dall'esterno che è esattamente quello che fanno le organizzazioni del cybercrime. Quindi si va a vedere quali sono tutti gli indirizzi esposti, tutti i domini esposti, tutti i server esposti. Quando abbiamo fatto questa analisi nelle infrastrutture critiche italiane ma anche europee e nella difesa, come dicevo prima, italiana, sono uscite fuori tutta una serie di informazioni che non ci si aspettava perché si conosce abbastanza bene la propria realtà, ma è giusto effettuare questa analisi dall'esterno per poter vedere quello che effettivamente è l'esposizione, quindi non quello che si sa, ma come si viene visti dall'esterno. In questa fase qui viene catalogato tutto quello che viene visto, non solo, vengono viste ad esempio tutte quelle che sono le vulnerabilità esposte, perché questi sono i servizi esposti su internet, ogni servizio si basa su hardware, si basa su software, firmware, ognuno di questi probabilmente ha delle vulnerabilità, quindi dall'esterno
esattamente viene fatto quel lavoro della fase di preattacco che viene fatto dagli attaccanti. Brand protection è capire quello che sta, come viene vista l'organizzazione dall'esterno, ma anche attraverso quelli che sono dei servizi. Vi faccio un esempio: sui social media, se io pubblico un account con il logo dell'Aeronautica Militare e scrivo Aeronautica Militare, qualcuno, molti, troppi purtroppo, crederanno che effettivamente questa è la pagina ufficiale dell'Aeronautica Militare. La cosa che mi ha impressionato, noi l'abbiamo studiato internamente, ma nelle POC mi sono accorto nei test che abbiamo fatto con le varie organizzazioni, di dove arriva questa fase di brand protection. Ad esempio negli store che sono disponibili per gli ambienti degli smartphone, tablet, PC. Faccio un esempio banale: se io pubblico un'applicazione su uno store Android con scritto Aeronautica Militare, servizio per il meteo, no, qualsiasi servizio voglia erogare per il cittadino, tutti, semplicemente perché c'è quel logo e c'è quel nome, crederanno che è un servizio ufficiale. E vi assicuro che all'interno degli store e all'interno dei social media andiamo a trovare delle informazioni che sono preziosissime. Un altro esempio che mi ha impressionato: siamo riusciti a risalire in un sito pubblicato all'esterno, e non, quindi all'estero e non in Italia, perché veniva utilizzato lo stesso logo. Una delle varie analisi che viene fatta è proprio capire se il logo ufficiale viene utilizzato in ambiti diversi, perché, ripeto, per le persone comuni, no, questo qua identifica un determinato brand. L'ultima è la parte proprio di intelligence. Ci sono degli hacker etici infiltrati nelle virtual room, delle darknet, del dark web. Questo perché? Perché sono tantissimi anni che parliamo di collaborazione tra clienti, tra forze armate, tra pubblico e privato. Beh, gli unici che hanno iniziato a collaborare sono gli attaccanti. Gli unici che chiacchierano poco da questo punto di vista e fanno i fatti sono proprio i cybercriminali. Esistono delle stanze virtuali, nascoste, dove bisogna accreditarsi per entrare, bisogna avere un punteggio per parlare, per essere... Sappiamo che questo è un mondo stranissimo, no? I cybercriminali sono gli unici criminali che vantano un determinato attacco, perché questo permette loro di prendere credibilità, no? Di far sì che uno possa poi pagare nel ransom. Non esiste, pensate, un altro crimine: nessuno pubblica "ho ucciso questo, ho rapito questo, ho fatto quest'altro". Beh, nel cybercrime invece questo è un altro aspetto, diciamo, da curare. Qui in queste stanze si scambiano informazioni. Abbiamo protetto un cliente pubblico italiano perché all'interno di queste stanze un'organizzazione dei cybercriminali aveva tutte le password di questa organizzazione da attaccare, ma non aveva IP per poter tentare l'attacco da remoto e non voleva, come dire, rischiare di prendere un log, quindi di segnalare al difensore che si stava cercando pian pianino di capire quale fosse l'indirizzo giusto per poter fare l'attacco da remoto. Per cui si chiedeva ad altre organizzazioni criminali chi voleva partecipare, chi poteva fornire degli IP, una prova che quegli IP fossero veri, in modo tale da dividere quei proventi del cybercrime. In queste stanze c'è l'intelligence, si vedono i dati che vengono venduti. Noi sappiamo quando qualcosa è avvenuto, quando un dato viene venduto, semplicemente perché viene citato nei mass media. In realtà probabilmente quel dato sono già mesi, anni, no, che viene venduto e rivenduto più volte all'interno del dark web. Questi sono servizi fondamentali, non si può oggi prescindere da avere uno o più servizi di intelligence di questa natura qui, perché chiaramente ci permettono di capire quello che avviene intorno a noi rispetto a quello che siamo noi, cioè il target specifico, ma anche di capire se qualcuno sta ipotizzando, sta iniziando, sta ragionando sul fare un attacco, sta iniziando a prendere le informazioni che saranno necessarie per produrre l'attacco stesso. Abbiamo parlato ne ha parlato Massimo nell'apertura, di rischio dall'interno. Un'altra modalità di attacco che sta evidenziando l'ultimo rapporto Fortinet sulle tendenze che verranno è quello che gli attaccanti stanno andando a individuare quelli che sono dei dipendenti scontenti. Questo perché? Perché i social media offrono tantissime informazioni agli attaccanti, tra le quali ci sono tante persone, avrete degli amici se avete dei social, no? Come Facebook, LinkedIn, che parlano male della propria organizzazione, che odiano la propria organizzazione. Bene, per i cybercriminali questo è un vantaggio incredibile. Si possono andare a ruolare queste persone, lo farebbero già gratuitamente, quindi non ci sarebbe neanche bisogno di offrirgli di soldi, probabilmente c'è uno e l'altro. E questo è un punto molto importante, perché permette al cybercrime di scavalcare tutti quelli che sono dei controlli
che sono quelli che si verificano se un attacco avviene dall'esterno. Bene, dall'interno esistono ancora vari altri controlli da superare, ma ce ne sono molto meno. Si è scavalcato in un solo colpo tantissime logiche di protezione e di sicurezza. Secondo, ne ha parlato il capitano, bisogna distrarre l'avversario, bisogna ritardarlo, bisogna fare dei tranelli. Non aggiungo altro perché ne ha parlato, ha saputo, diciamo, toccare tutti gli argomenti della deception. Aggiungo solo un punto: forse questa in tutte le soluzioni di cyber security è l'unica che è facilissima da installare e non richiede manutenzione, non richiede nulla. Quando genera un log, come ha detto il capitano, è già allarme rosso, vuol dire che non ce n'è, bisogna già intervenire perché non c'è nessuna logica, nessuno può arrivare su una soluzione di deception perché questa non eroga nessun servizio. Quindi se ci sono arrivato vuol dire che sto cercando qualcosa che non devo, che non dovrei, diciamo, tentare di raggiungere, e posso subito allertarmi. Con un vantaggio, tantissimi utilizzano una soluzione di deception: ok, ho individuato l'attaccante e lo blocco. No, ho individuato l'attaccante e lo studio, lui crede che stia attaccando me, sono io che sto prendendo le informazioni più importanti possibili su quelle che sono le modalità, le logiche, come sta sviluppando l'attacco, perché questo poi mi permette di capire effettivamente con chi sto avendo a che fare. In ultimo, devo consolidare necessariamente quelli che sono i sistemi. Oggi ci sono 50 prodotti di vari marchi, compreso Fortinet, sono 50 prodotti diversi che proteggono ogni organizzazione, ognuno in un contesto specifico. Quello che ha fatto Fortinet è costruire un'unica soluzione che utilizza questi prodotti. Questo è un vantaggio incredibile. L'altra cosa che ci tengo a dire è che Fortinet collabora con quasi tutti i vendor presenti sul mercato. Tanti anni fa li chiamavamo competitor, oggi li chiamiamo partner tecnologici, perché crediamo che questo sia un vantaggio. C'è un vantaggio indiscusso: avere soluzioni di pochi vendor e anche tra di loro c'è cooperazione, c'è collaborazione, vuol dire che il numero di persone può essere sufficiente per gestire tutti questi prodotti, tutte queste soluzioni qui. Nel titolo iniziale si parlava di intelligenza artificiale. Una delle domande che mi viene fatta di più è: ma è qualcosa di marketing? Esiste veramente? No, nella cyber security è sicuramente qualcosa di estremamente consolidato. Vi faccio vedere dei numeri: è più di 10 anni che viene utilizzato nell'infrastruttura FortiGuard della nostra intelligence. Siamo alla sesta generazione di machine learning sviluppata proprio per andare a individuare logiche di attacco in malware. 42 prodotti ne beneficiano con funzionalità specifiche, poi lo vediamo più nel dettaglio. L'intelligenza artificiale viene sfruttata da tutti, compreso dagli attaccanti. Questo è un attacco fatto da me, un gruppo di un nostro partner, a un red team. Questo purtroppo è OpenAI craccato. Non so se sapete tutto quello che trovate su internet che utilizza poi sotto l'intelligenza artificiale generativa di OpenAI, è assolutamente utilizzabile anche per scopi loschi. Questo perché? Perché è un'intelligenza artificiale che ragiona come l'essere umano. Se voi andate lì e chiedete di darvi un malware, vi dirà no, assolutamente, c'è tutta una dicitura, dirà avete contattato l'ACN, sapete che costruire un malware è un reato e quant'altro. Il problema è che l'intelligenza artificiale è influenzabile. Se voi fate credere all'intelligenza artificiale che sta facendo questo per uno scopo universitario benefico, che produrrà dei vantaggi a tutta l'umanità, l'intelligenza artificiale risponderà ok, allora sì, lo posso fare, e vi genererà il malware che state chiedendo. E ogni organizzazione, Amazon, Google e quant'altro, cerca di bloccare nelle parole che vengono scritte in maniera statica questa reazione dell'intelligenza artificiale, ma purtroppo non riescono. Basta cambiare tattica, basta raccontargli una storiella diversa, basta raccontargli un modo diverso per fargli capire che sta producendo qualcosa di buono, e ogni qualvolta vi darà la risposta. Questo è un malware ransomware. Se vedete la domanda, viene generato da una parte il codice Maleo, dall'altra addirittura la mail. Questa è una risposta che avviene in secondi. La problematica più grande relativa a questa tipologia di attacchi però è quando il ransomware o il wiper, quindi attacchi distruttivi, vengono mandati verso le infrastrutture critiche o addirittura la difesa.
dove ci sono ambienti di operation technology e industrial IoT anziché IT. Quindi fino a qualche tempo fa il nostro problema più grande era la cifratura dei dati, oggi il problema più grande è prendere possesso di quelle che sono le infrastrutture critiche italiane, quindi una diga, lo scambio di treni. Prima ci diceva Angelo che sono comparsi questi articoli, ci sono stati bloccati i treni, non si capisce bene qual è il motivo, ma una delle ipotesi che viene formulata, non so se nel frattempo è stata smentita, ma è quella dei cyberattacchi. Perché? Perché tutto è connesso e tutto è attaccabile. Questa è la richiesta successiva che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale. È molto preoccupante. Abbiamo cercato su internet un apparato elettromedicale che fosse disponibile negli ospedali italiani e abbiamo chiesto di farci un malware che utilizzasse una qualsiasi vulnerabilità disponibile su questo dispositivo. Conosce bene il dispositivo perché risponde subito: ah, vedo dentro dispositivi medici se c'è una vulnerabilità. Trovate tutto oscurato, il motivo per il quale trovate nero, perché purtroppo è un attacco vero e proprio. L'intelligenza artificiale restituisce il codice per sfruttare una vulnerabilità che io non conosco di un apparato elettromedicale che io non conosco, che mi consentirebbe di attaccare tutti gli ospedali italiani. Ancora, abbiamo parlato di as a service, oggi il go to market del cybercrime, usiamo parole che si utilizzano normalmente con delle aziende, ma dobbiamo anche iniziare ad imparare a trattarle come delle aziende vere e proprie. Si basa su servizi cloud, malware as a service, DDoS as a service, ransomware as a service, è la normalità nella modalità di attacco. Purtroppo gli attaccanti beneficiano, l'abbiamo detto prima, di tantissime informazioni date da tutte le persone sui social. Questo rende ancora più difficile per chi proteggere capire se si sta parlando, no, di qualcuno che è reale, non è reale, perché ha disponibilità, a disposizione tantissime informazioni. Queste informazioni vengono utilizzate negli attacchi e soprattutto in un nuovo canale, una nuova modalità d'attacco che è quella voce. Oggi il canale voce è un canale importantissimo, lo stanno utilizzando tanti attaccanti. Questo perché? Perché l'AI generativa permette di prendere la voce di qualsiasi persona e di riutilizzarla. Non so se qualcuno di voi era presente al Security Day, abbiamo scherzato con il nostro account manager Massimo Palermo, ha tantissimi video su internet di interviste. Benissimo, abbiamo preso la voce di Massimo e gli abbiamo fatto dire al Security Day qualsiasi cosa. Per darvi l'idea, me ne faccio vedere un altro. Questo l'ho trovato su internet ed è molto interessante. Benissimo, ma sostanzialmente che cosa si dice? Quello da un lato è l'originale, quella è stata realmente ripresa e lui parlava, quello che vedete dall'altra parte è riprodotto completamente dall'intelligenza artificiale generativa. Vi assicuro che se lo sentite anche con un volume un po' più alto non vi accorgete delle differenze. È stato fatto in 72 ore, ma quello che ho visto con la mia personale esperienza e che in realtà ci vuole tantissimo per fare il primo, ma poi una volta che si prende confidenza con i software che sono online, si pagano, ma potete tranquillamente utilizzarli, normalmente vi danno la possibilità di fare un video di pochissimi secondi in modalità gratuita, e dopodiché ci sono dei punti. Il costo tutto sommato non è un costo importante, con 60, 70, 80, 100 euro si può prendere la voce e costruire 30, 40 secondi di filmato. Che cosa posso fare con questi secondi di filmato? Beh, ad oggi qualsiasi cosa, immaginate, con la voce dell'amministratore delegato di una qualsiasi azienda chiamo una segretaria, l'amministrativo che deve fare un bonifico, conosco le logiche perché magari sono già dentro, chiedo semplicemente: guarda, cambia l'IBAN in questo momento perché mi ha chiamato la società e mi ha chiesto di farlo in quest'altro conto anziché no in quell'altro. Se non ricordo male, qualche tempo fa è uscita proprio un attacco capitato a una società di calcio dove all'ultimo momento la gente chiedeva di cambiare l'IBAN per la compravendita di un giocatore, quindi parliamo di milioni di euro che non si sono più trovati che sono stati così rubati semplicemente manomettendo la voce della gente che chiedeva il cambio delle coordinate bancarie.
Un altro aspetto invece, abbiamo parlato di cose negative, un aspetto positivo dell'intelligenza artificiale generativa è l'utilizzo che se ne fa nei prodotti di Security Operations Center. Perché questo? Perché nel SIEM, come state vedendo, e nel SOAR, l'intelligenza artificiale è assolutamente fondamentale. Questo è un normale menu che viene guardato all'interno di Security Operations Center, ci sono tutta una serie di dati raw, grezzi, e grazie alla AI oggi si può avere l'interpretazione in un linguaggio naturale per andare a capire che cosa significano queste informazioni, come trattarle, avere più informazioni. È esattamente quello che viene fatto con tutte le altre ricerche che fate su internet, semplicemente si chatta con l'AI che dà delle risposte e si va sempre più nello specifico. Rispondo già a una domanda nella difesa che è fondamentale. Chiaramente il sistema di OpenAI è esterno, posso condividere dei dati con questo sistema, che qui sarebbe chiaramente grave? La risposta è no, non ci sono problemi, perché Fortinet utilizza un modo per oscurare dati, quindi prende i dati originali, li sottrae, come ad esempio l'IP, il nome contenente nel log, li cambia con dei metadati diversi, quindi mette un IP finto, un nome diverso, e lo manda nell'interpretazione. Quando torna dietro il dato ripristina i dati reali rispetto a quelli finti che sono stati mandati all'esterno dell'organizzazione, perché quello che importa è in realtà interpretare il messaggio, l'IP di per sé, soprattutto se è privato, non ha nessun vantaggio, così come il nome della persona. Quindi è una di quelle novità che impatta in tutti i mondi, ma che può essere utilizzato fortunatamente anche all'interno della difesa, perché come ci diceva prima Fabrizio Cassoni, ci sono sempre delle differenze di cui dobbiamo parlare. Questo è il SOAR, lo strumento per eccellenza di gestione di Security Operations Center, che permette di automatizzare tutta una serie di informazioni. Idem, la nostra parte di AI, in questo caso si è identificato un attacco Lockbit 3.0, l'operatore non lo conosce, chiede all'AI di capire come funziona Lockbit 3.0 e di capire anche come contenerlo, quindi quali sono le azioni che devono essere messe in atto, e automaticamente viene prodotta la risposta. Facciamo uno step successivo. SIEM e SOAR hanno beneficiato del primo livello la prima versione di Gen AI di Fortinet. Nell'analyzer, nell'ultima versione che è uscito, è stata messa la seconda versione, che poi pian pianino viene messa a tutti quanti. Che cosa cambia? Ve lo faccio sentire. Non so, il tecnico non si sente l'audio. Allora, mi dispiace che non si sente l'audio, ma diciamo che quello che cambia sostanzialmente è che nel nuovo sistema si parla direttamente, quindi non c'è più necessità di andare a chattare con l'AI, ma si fa direttamente una conversazione. Questa è una conversazione tra Robert May e il nuovo sistema di AI, è molto lunga, avevo preso semplicemente un estratto, un comando, ma è una conversazione lunghissima che dura circa 30 minuti, dove tutto viene demandato al sistema di intelligenza artificiale. Quindi ok, questo è il log che è arrivato, non lo capisco, me lo interpreti, mi generi questa mail, avvisi il capitano, avvisi il capo reparto, e automaticamente, solo parlando, senza mai toccare la tastiera del sistema di AI, automaticamente il FortiAnalyzer fa tutte queste azioni, chiaramente utilizzando quelli che sono i profili identificati e già configurati all'interno del sistema. Faccio un esempio: viene richiesto di mandare una mail al CISO, questo avviene perché all'interno già c'è un utente CISO che è stato inserito con tutte le sue informazioni, che quindi rendono possibile l'invio di questa informazione. Chiudo qui, considerando che avevo l'arduo compito di traghettarvi a pranzo, anzi siamo in anticipo, perché quando si parla di intelligenza artificiale, questi sono alcuni di quei 42 prodotti di cui abbiamo parlato prima che beneficiano dell'AI. L'AI è silente probabilmente per molti di voi, ma in realtà è il cuore di queste soluzioni. La maggior parte sono basati su uno o più sistemi di machine learning. C'è la soluzione FortiNDR, che è quasi esclusivamente basata su Deep Neural Network, che è un algoritmo di AI molto più sofisticato, molto simile alla mente umana per intenderci. E poi Analyzer, SIEM e SOAR, come abbiamo visto, i sistemi di AI generativa. Non è, come dire, un qualcosa in più, qualcosa di assolutamente fondamentale da utilizzare, ci permette di andare a ridurre la distanza con i cybercriminali che utilizzano ampiamente l'AI in tutti
le salse in tutti gli aspetti e che avevano portato un vantaggio importante in questo ultimo periodo. Grazie mille. Generale. Siamo arrivati alla fine di questa, spero, interessante mattinata in cui abbiamo cercato di forte di sensibilizzare su una problematica, quella della cyber security, che è realmente rilevante, anche perché lei ha citato, assume aspetti sempre diversificati. In una delle ultime slide c'è quella delle fake news. Nella TechNet che citavo all'inizio a Helsinki, che è stata basata tra le altre cose anche sulle fake news, che sta diventando una problematica estremamente rilevante, tant'è che la NATO ha costituito proprio in Finlandia un centro di eccellenza per le fake news, proprio per studiare fake news. E ovviamente queste cose, centro di eccellenza è anche in Estonia, a Tallinn. Alla caso nei paesi che sono più esposti e di frontiera verso la Russia, che è considerato uno dei principali paesi attaccanti insieme ad altri grossi play, e sono posti lì perché c'è un'attenzione sempre crescente. L'Estonia nel 2007 ha sperimentato sulla propria pelle ciò che può fare un attacco cyber, se qualcuno ricorda, il paese che è stato bloccato per qualche giorno, grazie a un massiccio attacco che veniva dalla Russia, ma attacchi ci sono stati anche recentemente, e i paesi baltici sono quelli più esposti e di maggiore interesse, diciamo, per l'altra parte. Ma in Finlandia vi posso assicurare che c'è anche una altissima attenzione verso queste problematiche. Quella delle fake news sta diventando un problema veramente serio, perché parliamo di disinformazione che può creare tensioni nei paesi oggetto di questi attacchi, e ogni paese dovrebbe avere la capacità propria di riuscire a individuare queste e contrastare queste fake news, perché se in certi momenti può sembrare un aiuto quello che viene da fuori, poi una volta che sono entrati è difficile, e esperienze ce ne sono in giro, quindi è un aspetto molto, molto importante. Altro, quello a cui riflettevo, che proprio all'inizio è stato detto che la percentuale degli attacchi in Italia rispetto al globale è cresciuta, c'è da porsi la domanda: siamo diventati più interessanti o perché siamo più deboli? Ed è un aspetto considerare, se siamo è aumentata l'attenzione al numero di attacchi verso l'Italia, che ci porta ad un'altra considerazione, che è quella della, che è venuta fuori, quella della formazione del personale, che deve essere preparato in continuazione. Posso assicurare, come ha detto anche, è stato detto precedentemente, sta crescendo l'attenzione, ma non c'è una grossa coscienza diffusa da tutte le parti. La difesa forse un po' di più per ovvi motivi, ma le infrastrutture critiche sono sparse in tutto il paese, e non sempre ovunque c'è la stessa coscienza. La stessa coscienza è anche la necessità di prepararsi, perché ciò comporta impegno, fondi, impegno anche di tempi. I tempi sono costi pure. E non è semplice, ma è fondamentale quella della preparazione, dell'esercitarsi in continuazione, ma in situazioni quasi reali, perché io, per poter testare la mia difesa, devo avere qualcuno che mi attacchi. Se non faccio attacchi codificati, guarda, io ho un'esperienza militare dello giovane, facevo un'esercitazione Tacchevallo, che servivano proprio a tactical evaluation, stiamo parlando del 78, io ero
aeroporto di Gioia Tauro, era un'epoca relativamente tranquilla, diciamo, per cui non si doveva sapere, ma noi sapevamo prima quando sarebbe iniziata l'esercitazione. Insomma, era una situazione tranquilla. Oggi non ce la possiamo più permettere. Quindi si parlava, Gianni Camporini diceva dell'attacco, ma io devo essere in grado anche di attaccare, ma per poter testare le mie difese. L'attacco non può essere codificato, ho bisogno di qualcuno che sia in grado di produrre attacchi per vedere quanto io sono forte nella mia resistenza, perché altrimenti giochiamo, insomma, va tutto bene. E poi bisogna prepararsi, perché l'attaccante si è preparato e ci mette un attimo. Io mi devo essere preparato prima, che significa esercitarsi in continuazione. Non è semplice cambiare la mentalità, cambiare questo atteggiamento, ma se non lo facciamo ci ritroviamo che quando qualcuno deciderà di attaccare noi saremo, dico, impreparati, ma comunque difficilmente, perché l'attacco cambia in continuazione, poi anche il titolo, diciamo, no, minaccia cambia in continuazione, e anche la difesa deve essere capace di fare altrettanto. Scusate, mi sono dilungato un po' nella chiusura, ma è questo, è un elemento veramente sensibile a cui tutti ci dovremmo preparare. Vedo c'è l'amico Alberico, parente dell'ENAV. Già gli aeroporti, quando succede qualche disfunzione da solo, sono capaci di andarsi in tilt da soli. E quindi lo vediamo, chi viaggia si ritrova. Nel momento in cui c'è un attacco, basta entrare e bloccare tutto il sistema di terra, per cui non si vola più. Ma gli esempi ce ne sono tantissimi. Quindi l'auspicio è che riusciamo ad essere sempre più pronti e che si prepari il personale, ma si prepari realmente, perché anche il, diciamo, ridurre il numero dei possibili fornitori va bene, ma io dovrei avere e mantenere sempre la capacità di poter controllare, gestire e indirizzare il mio fornitore. Io non abbiamo tutte le risorse per fare tutto, però devo avere le risorse in grado di anche indirizzare, perché un utente capace e preparato è una risorsa anche per il possibile fornitore. Detto questo, vi ringrazio per la presenza, per la pazienza. Vi dico, noi se avremo prima della fine dell'anno, stiamo lavorando su due eventi, uno inizio di novembre, l'altro inizio di dicembre, uno sul verticale su alcune tecnologie e l'altro ci occuperemo, parleremo anche di meteorologia, di cambiamenti climatici, ma degli strumenti per poter seguire l'evoluzione anche del clima. Quindi adesso abbiamo il lancio alla parola. Ringrazio nuovamente Fortinet anche per tutto il supporto logistico, dobbiamo ringraziare, e vi do appuntamento al prossimo evento. Quello più immediato è il lancio, ci aspetta fuori dalla porta.